Tutte le lune dei musei. Era la vigilia del plenilunio quando il 7 settembre 1911 il poeta Guillaume Apollinaire venne arrestato e scortato in prigione con l'accusa di aver rubato la Gioconda. Apollinaire fu sospettato di essere l'autore del furto del dipinto avvenuto il 20 agosto del 1911 al Museo del Louvre. In seguito a tali sospetti fu arrestato e incarcerato, salvo poi risultare del tutto estraneo ai fatti e in seguito rilasciato. Durante l'interrogatorio coinvolse anche il pittore Pablo Picasso. In realtà i due artisti non avevano portato via il celebre dipinto di Leonardo, ma solo qualche statuetta antica acquistata attraverso un ladro che li tradì del furto risultò poi essere autore un dipendente italiano del Louvre, Vincenzo Perugia. Il Perugia avrebbe voluto vendere la Gioconda alla Galleria degli Uffizi per qualche milione di lire. Affermò che la sua era stata un'azione patriottica e che l'Italia avrebbe saputo valorizzare maggiormente l'opera. In occasione dell'annuale ricorrenza della conquista della Luna, il 20 luglio 1969 Attraverso l'iniziativa intitolata Tutte le lune dei musei, l'osservatorio Serafino Zani promuove la ricerca di opere d'arte caratterizzate dalla raffigurazione della luna o indirettamente collegate al satellite della Terra. Lo scopo è quello di stimolare la collaborazione tra divulgatori dell'astronomia e guide artistiche, per la realizzazione di percorsi guidati tematici nelle stanze dei musei o di proiezioni pubbliche sotto le cupole dei planetari. Lo spunto di quest'anno è arrivato dalla presenza del disco lunare che illuminò la notte in cui Apollinaire venne arrestato e in seguito processato insieme a Picasso per il furto del secolo. Ben diversa fu la buia notte di Silvio Pellico e Pietro Maroncelli quando, circa due secoli fa, vennero arrestati dalla polizia austriaca. E rinchiusi nel carcere dello Spielberg tra la notte del 25 e del 26 marzo 1822, anche se quella notte non c'era la luna piena. Esiste un'opera custodita nel Museo nazionale del Risorgimento di Torino, dipinta nel 1938 da Carlo Felice Biscarra, quando Silvio Pellico ritornò a Torino, raccolse nel libro Le mie prigioni le memorie della sua esperienza detentiva.